guarda dove vai! No, forza! Non la vedo da nessuna parte qui. Ah, eccola! Dai, ci sono quasi! Oh no! Oh, dietro di te! Che cosa è successo? Ho appena incastrato Puck sotto una valanga di tronchi. Forza, resisti, Puck! Arriviamo! Sono qui! Correte! Puck è intrappolato sotto questi tronchi. Puck, stai bene? Cerca di non muoverti, ti tiriamo fuori. Devi stare calmo. Ragazzi, ora lasciateci un po' di spazio. Ok, Polly! Squadra, dobbiamo sollevare i tronchi e tirarlo fuori. Attenti che non gli crollino addosso. Agli ordini! Ecco fatto! Ok, adesso puoi uscire. Grazie al cielo, le rocce hanno impedito che i tronchi cadessero addosso a Puck. Puck, mi dispiace. Ragazzi, siamo una squadra davvero inutile. Non facciamo altro che creare problemi come questo. Gli incidenti capitano. Ricorda che stavate cercando di dare una mano. Cercate solo di fare più attenzione la prossima volta. Sì, ma come possiamo aiutare il signor costruttore adesso? Ha ragione. Il signor costruttore sarebbe contento di avere un cortile in ordine. Non preoccupatevi, ragazzi. Ci siamo qui noi a darvi una mano. Esatto. Se ci aiutiamo tutti quanti, finiremo molto presto. Grazie. Oh, grazie, Max. Non c'è di che. Signor costruttore! Oh, non posso crederci, è tutto così in ordine. È come essere tornato in una casa nuova. La squadra si è data da fare per sorprenderla. Se lo aspettava. Cosa intendi? È successo qualcosa mentre non c'ero? Chi lo sa? Comunque, grazie mille a tutti, ragazzi. E ora ho ottime notizie. Mentre ero a letto ho trovato una soluzione per il problema dei binari. Che fantastica notizia! Deve essere stato più facile pensarci mentre stava riposando. Esatto, non riuscivo a pensare finché non sono stato forzato a prendermi una pausa. Non mi sarei dovuto arrabbiare tanto con voi. Mi dispiace per quello che ho detto, ragazzi. Scusi, accettate! Lo sa, dovrebbe dirci se c'è qualcosa che la preoccupa d'ora in avanti. Magari potremmo aiutarla a trovare una soluzione. È vero! A quanto pare mi ha fatto bene un giorno di vacanza. Pensate a cosa potrei fare se mi prendessi una settimana. No, non una settimana! È davvero troppo tempo! Stavo scherzando. Grazie, ragazzi. Oh,
alla Jean? Ciao, Dump, come va? Jean, ci serve aiuto! Il nostro amico Puck è nei pasticci! Che cosa? Dimmi cos'è successo di preciso! Emergenza, emergenza! Puck è intrappolato in una grotta della foresta di Brooktown! Squadra, correte nella foresta! Ricevuto! Polly, Puck è intrappolato in quella grotta! Non preoccupatevi, ci pensiamo noi a salvarlo. Per favore, spostatevi a distanza di sicurezza. Ok, certo! Coraggio, ragazzi, spostiamo tutti questi massi. Agli ordini! Abbiamo finito, Polly! Ottimo lavoro! Sì! Puck! Sei ferito! Puck! Polly, lascia che gli parli un momento! Puck, ti senti bene? Meno male. Ma Puck, qui dentro è pericoloso, dovremmo uscire. Vuoi rimanere qui? So che sei triste, ma ascolta, Puck, i tuoi amici sono molto preoccupati per te. Guarda lì. Puck, eravamo molto in pena per te. Coraggio, Puck. Vieni a giocare con noi! Sì, Puck! Ci piace stare insieme a te! Non importa se sei un tipo silenzioso! Sono contenta di vederti felice! Vuoi andare dai tuoi amici ora? Sì, Puck! È il momento di uscire da questa grotta! Controllo che qui dentro sia tutto a posto! Voi andate! D'accordo! Andiamo, Puck! Oh, Puck! Siamo felici che stai bene! Ero davvero molto preoccupato per te! Huh? Oh! Wow! Ma che bellissimo elefante! Ehi, ragazzi! Guardate che cosa ha fatto Puck! Wow! È davvero meraviglioso! Puck, hai un gran talento per le sculture! E ora, ragazzi, Puck vi farà l'indovinello! Puck? Farà l'indovinello? Ehi, è un aereo! Una stella! Che cosa? L'hai perso? Ed era proprio a due passi da me. Ho sprecato la mia occasione di scoprire il suo segreto. Ehi, ragazzi! Ah? Che piacere, signor costruttore! Anche per me, ragazzi. Un momento, ma dov'è Puck? Beh, è andato da qualche parte e non è ancora tornato. Davvero? Ma dobbiamo andare ad asfaltare la strada. Pazienza. Andiamo, dovremo cominciare senza di lui. D'accordo. Puck! Eccoti qua. Che cosa ci fai qui, Puck? Oh?
L'importante è che ti abbiamo trovato, Puck. Mettiamoci al lavoro. Sì! Dobbiamo asfaltare la strada e installare un lampione. Brunner, puoi cominciare a scavare esattamente qui. Puck, tu caricherai la terra nel cassone di Dumbo. Max, tu invece dovrai spianare il terreno. Va bene! Vuole che inizi a scavare qui, vero? Certo! Allora si comincia! Puck! Provo a seguirlo, non riuscirà a seminarmi anche questa volta! Si può sapere che cosa sta succedendo qui? Puck! Rallenta! Dove stai andando? L'ho raggiunto! Puck, stai attento! Fa attenzione! Pista! La prossima volta stai più attento! Puck! Puck, stai bene? Tu resta lì, io vado a cercare aiuto! Sul posto e delimita il perimetro. Ricevuto. Dimmi che sta succedendo, per favore. Puck. Ellie. Non preoccuparti, Puck. Il resto della squadra sta arrivando. Tieni duro, amico. Sono qui. Da questa parte. Qui, da questa parte! Puck! Sei ferito! Roy, aiutami a tirare su Puck! Agli ordini! Piano! Amber, controlla che non si sia fatto male! Ricevuto! Terry, fermati! Che succede? C'è stato un incidente. Ce ne stiamo occupando, ma sarebbe meglio se prendessi una strada alternativa. Oh, allora cambio strada. Grazie, Terry. Sta tranquillo, voglio solo assicurarmi che tu stia bene. No, Puck. Amber, tu credi che possa essere ferito? Dovrei visitarlo accuratamente. Come sta Puck? Beh, Amber sta cercando di capirlo, ma sembra che Puck non riesca neanche a muoversi. Polly, credo che dovremmo portarlo alla stazione di controllo per una visita medica completa. Puck, cerca di resistere. Ti porteremo con noi alla stazione di controllo. Oh, ma che succede? Oh? Un fiore? C'è un fiore nella sua pala! Un fiore? Questo è il fiore che era al cantiere. Puck, stavi cercando di proteggere questo fiore. Ma certo, era questo il segreto di Puck. Segreto? Sì. Quindi questo è il famoso fiore. Carino. Puck, Brunner ci ha raccontato tutto. La prossima volta che succede una cosa del genere, diccelo, per favore. Sì. Sì. Vorremmo aiutarti. Scusami, sei tutto pieno di graffiti. Chi è che ha fatto tutti questi disegni? E questo che cos'è? Accidenti! Quindi la città è tappezzata di graffiti? Sono su strade e muri, perfino Scooby è stato colorato. Ma
Non credete siano disegni troppo belli per essere chiamati graffiti? Che siano belli o brutti, sono graffiti e sono stati fatti senza il mio permesso. Tu che cosa ne pensi, Amber? Sembrano proprio essere i disegni di Pook. E poi Posty l'ha visto andare in giro con la sua valigetta da disegno. A quanto pare abbiamo scoperto chi è stato a farli. Il comportamento di Pook deve avervi causato parecchi problemi. Sì, sì, certo, proverò a parlarci io senza perdere le staffe. Sì! Accidenti, Pook! Pook! Signor costruttore! Lo sai quanti problemi hai creato in città con tutti i tuoi disegni? Questa la prendo io! Non vedremo mai più disegni per parecchio tempo! Povero Pook, sono stato un po' troppo duro con lui. Dovrei ridargli i suoi colori e cercare di farlo stare meglio. A quanto pare se n'è andato via. Oh, accidenti! Pook! Pook! Allora, che cosa è successo qui? Sono stato un po' troppo duro con Pook per la storia dei graffiti. Ha lasciato quel disegno ed è sparito. Non avrei dovuto trattarlo male. E se gli fosse successo qualcosa di brutto in piena notte? Non preoccuparti, andrà tutto bene. Polly! Guarda, ci sono delle tracce di vernice! Ce ne sono anche qui! Seguendo le tracce di vernice, potremmo arrivare direttamente al nascondiglio di Pook. Così riusciremo a trovare Pook. Non preoccupatevi, aspettateci qui. D'accordo. Oh, da questa parte! Andiamo! Coraggio! È da questa parte! Pook! Sei qui! Pook! Sbrighiamoci! Ora sei salvo, non preoccuparti. Erano tutti molto preoccupati perché sei scomparso all'improvviso. Sì, torniamo a casa adesso. Hai paura che non ti permetteranno mai più di disegnare? Pook, non è vero che al signor costruttore non piacciono i tuoi disegni. Vuole solo evitare che crei problemi agli altri cittadini di Broomtown. Sì, il signor costruttore è dispiaciuto di averti tolto i colori. Sì, è proprio vero. Pook, non devi preoccuparti, potrai continuare a disegnare quanto vuoi. Esatto. Bene. Puoi andare. Va bene, ci vediamo lì. Non avevo idea che stesse male. Povero signor costruttore, era stressato per la scadenza. Noi non lo sapevamo. Sono certa che starà bene. Ora sta andando a farsi visitare. Aspettate qui, ok? Sì. Grazie, Jean. Siamo dei testoni. Sì, è vero.
Dovremmo sistemare il cortile prima che torni. Sarebbe il miglior regalo di pronta guarigione che potremmo fare al signor costruttore. Questa è l'idea migliore che tu abbia mai avuto. Bene, forza allora, al lavoro! Va bene! Guarda dove vai! No, forza! Non la vedo da nessuna parte qui. Ah, eccola! Dai, ci sono quasi! Oh no! Oh, dietro di te! Puck! Oh, che cosa è successo? Ho appena incastrato Puck sotto una valanga di tronchi. Ok, adesso puoi uscire. Grazie al cielo, le rocce hanno impedito che i tronchi cadessero addosso a Puck. Puck, mi dispiace. Ragazzi, siamo una squadra davvero inutile. Non facciamo altro che creare problemi come questo. Gli incidenti capitano. Ricorda che stavate cercando di dare una mano. Cercate solo di fare più attenzione la prossima volta. Sì, ma come possiamo aiutare il signor costruttore adesso? Ha ragione. Il signor costruttore sarebbe contento di avere un cortile in ordine. Non preoccupatevi, ragazzi. Ci siamo qui noi a darvi una mano. Esatto. Se ci aiutiamo tutti quanti, finiremo molto presto. Grazie ragazzi. Oh, grazie, Max. Non c'è di che. Signor costruttore! Oh, non posso crederci, è tutto così in ordine. È come essere tornato in una casa nuova. La squadra si è data da fare per sorprenderla. Se lo aspettava. Cosa intendi? È successo qualcosa mentre non c'ero? Chi lo sa? Comunque, grazie mille a tutti, ragazzi. L'articolo dice che Puck ha trovato un'antica gomma mentre faceva dei lavori in casa del signor Baffo. Wow, Puck! È davvero incredibile! Lo è davvero! La gomma ha addirittura più di 100 anni! Una gomma centenaria? A nessuno importa di un copertone noioso. No, ti sbagli. Ritengono che potrebbe appartenere alla leggendaria auto della polizia Saetta. Ho sentito che Wheeler la custodirà finché non la doneranno al museo. Puck! È stupefacente! Come mai non ce l'hai detto?
Questa sì che è un'impresa di cui vantarsi. Sì, Pook, è grandioso. Credo sia il caso di fermarsi. Ormai avresti già dovuto trovare qualcosa. E guarda come hai ridotto il mio splendido giardino. Signor Baffo, guardi! Dove c'è quell'albero? Scommetto che c'è un tesoro nascosto lì. Va a casa! Ora basta! Ma non ho finito! Non posso credere di aver accettato che lo facessi. Adesso devi uscire subito dalla mia proprietà. Sarà meglio che torni a casa. Resta solo un punto in cui scavare. Non si arrabbierà se trovo qualcosa di strabiliante. Coraggio, avanti! Devo trovare qualcosa di speciale. Dei gioielli o una vecchia mappa del tesoro. Sinceramente non mi importa che cosa sia. Bottiglietta, bottiglietta, lattina, succo di frutta, fazzoletti... Non c'è niente qui, soltanto spazzatura. Dei vecchi pannolini e delle buste di plastica. Oh no! E ora come faccio a uscire dalla buca? Signor Baffo! Signor Baffo, aiuto! Mi serve aiuto! Brunner, che ci fai ancora qui? Sono intrappolato! Ho bisogno di aiuto! Brunner! Salve, signor Baffo! Può andare a cercare aiuto? Qualcuno deve tirarmi fuori di qui! Oh, cielo! Resta lì! Vado a chiamare la squadra di soccorso! Sei ferito! Poli, fatemi uscire di qui, ho paura! Calmati, Brunner, ti tireremo fuori di lì! Ellie, porta l'imbracatura di sicurezza a Brunner. Sì, signore! Andrà tutto bene, ti faremo uscire di qui presto! Roy, sei pronto? Sì, sto arrivando! Bene, cala il gancio. Ricevuto! Ho fatto! Coraggio! Sono terrorizzato! Brunner, è tutto ok. Rallenta, Roy. È tutto ok? Sto bene. Credo di sì. E ora, Amber, occupati dell'albero. Ci penso io. Roy, riesci a tirare più forte? Contaci. Accidenti! Vorrei sapere di chi è quella palla tutta sporca. Non è bella come la mia? Erano Dump e Pook! Max, che cosa staranno facendo? Max! Ciao, Brunner! Dove state andando, ragazzi? Non ho preso la palla, così stiamo andando a recuperarla!
E di chi è la palla? Ecco, mi spiace, Brunner, ma è la tua! Che cosa? La mia bella palla dorata! No! Palla! Prendiamola! Ah, Brunner! Torna indietro! Brunner! Smetti di rimbalzare! Oh no! La mia palla! Non posso credere che ci ho giocato soltanto una volta! Brunner, mi dispiace davvero tanto! Voi assumetevi la responsabilità! Che cosa farete? Aspetta, so cosa potremmo fare! Davvero? Perché non ne troverò mai un'altra nuova! Il fiume! Il fiume passa sotto il ponte a Maraggio, che non è lontano da qui. E io conosco una scorciatoia. Prenderemo la palla. Sul serio? Sì. Certo. Oh. Allora, dov'è? M'hai detto che sarebbe stata qui. La vedo. Sta venendo verso di noi! Oh, sì! Sì, è la mia palla! No! Presa! La mia palla! Torna indietro! Ce l'hai fatta, Pok! Che cosa facciamo? La corrente lo sta trascinando via! Dobbiamo chiamare subito la squadra di soccorso! Hawk dovrebbe essere diretto al ponte mobile. Va avanti e vedi se è laggiù. Non vogliamo che finisca nell'oceano. Agli ordini! Sorreggiamo. Tu tiralo lentamente. Sì, d'accordo. State verniciando anche voi? Potreste per favore coprire le macchie bianche con la vernice gialla? Mi dispiace, ma qui non abbiamo la vernice gialla. Che cosa dovrei fare? Odio queste bruttissime macchie bianche. Ehi, ci sono! E se dipingessimo Scooby tutto di bianco? Vorresti far diventare Scooby totalmente bianco? Sì, sì, per favore! Sarebbe sicuramente meglio che avere tutte queste macchie! Mm,
D'accordo, ci proveremo. Ecco fatto, ora da un'occhiata. Come sta tutto bianco? Benissimo, Scurby. Davvero? Fantastico! Grazie, signor costruttore. Grazie, Brunner. Ci vediamo più tardi. Aspetta un secondo. Secondo te starà bene? Certo che starà bene. Scurby! Ciao, bambini! Oh! Ehi, Scurby, che cosa ti è successo? Mi era caduta addosso della vernice bianca e così ho deciso di verniciarmi tutto di bianco. Bello, no? In realtà no, sembri un fantasma. Che cosa? Un fantasma? Oh, un fantasma. Ho davvero un aspetto così strano. Fammi dare un'occhiata. Oh, oh mamma, è vero che sembro un fantasma? No! Verniciare tutto di bianco! Forza! Devo trovare immediatamente della vernice gialla! Oh, oh, no! Oh, la ruota si è bloccata! Oh no! Per favore, aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Arriveranno tra poco. Oh, eccoli! Scurby! Poli! Ho una gomma incastrata, non riesco a muovermi! Non preoccuparti, Scurby. Siamo qui per aiutarti. Amber, puoi controllare la gomma, per favore? Poli, ho trovato il problema. Adesso provo a rimuovere un sasso. Ecco fatto. Ottimo lavoro, Amber. Ehi, Poli, credo che la cosa migliore sia sollevarlo e spostarlo. Ci sono troppe rocce tra le gomme. Roy, solleviamolo e riportiamolo sulla riva. Coraggio. D'accordo. Sei pronto? Prontissimo! Ok, al mio tre! Uno, due e tre! Ora indietro! Fate attenzione! Quindi è stato il signor costruttore a verniciarti di bianco? Non volevo essere tutto coperto di macchie! So bene come ti senti! Ma adesso devo per forza tornare al mio colore originale, altrimenti gli studenti non vorranno più farsi accompagnare da me! Tranquillo, Scurby! Qui ho un secchiello di vernice gialla. Ti faremo tornare al tuo vecchio colore in un battibaleno. Ragazzi, volete aiutarmi, vero? Ma certo! Davvero? Grazie infinite, amici! Ora dobbiamo fare in modo che Scurby torni giallo come prima. Sì! Mi fai il solletico. Sta fermo, Scurby. Altrimenti non riesco a verniciare come si deve. D'accordo. Abbiamo finito, Ellie. Ta-da! Guardate, è perfetto. Ah, questo è lo Scurby che conosciamo. Oh, wow. Grazie infinite. Le mele sono buone, la 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 la. Oh, quale devo scegliere? Il mio frutto preferito numero uno. Le banane sono il mio frutto preferito numero uno. Ci sono! Il numero uno sono le banane. Imbocco via delle banane. Gli altri non sono ancora arrivati. Yeah.
Abbiamo quasi finito e Max non si è ancora fatto vivo. Perché non è venuto? Anche questa volta se ne sarà dimenticato. È così. Devo aver schiacciato un pisolino. Dove sono gli altri? Che cosa succede? C'è un incendio! Fuoco! 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 L'intera foresta prenderà fuoco! Che cosa faccio? Pensa, Max, pensa! Darò l'allarme alla squadra di soccorso! Ah, ma dai! Dove ho messo le chiavi dell'officina? Ellie, è giunto il momento che mi segni il metodo, Ellie. Vai a chiedere a Max. Mi hai detto che è sciocco. Devi chiedere a Max. Esatto. Mi ha detto che aveva dei problemi di memoria e io gli ho insegnato il metodo Ellie. Allora, beh, andrò a chiederlo a lui. Qui è la squadra di soccorso. Jean, venite in fretta. La foresta va a fuoco. Che cosa? Dammi la tua posizione, così possiamo correre in tuo aiuto. Non so dove mi trovo di preciso. Non abbiamo tempo di cercare in ogni foresta di Broomtown. Devi pensarci. Non me lo ricordo. Ehi, Max, sai dirmi che cosa hai visto lungo la strada? Fammi pensare. Oh, sì, ho visto Annie che mangiava una banana in giardino. Ha detto che la banana è il suo frutto preferito numero uno. Sono a Via delle Banane! Ora me lo ricordo! È a Via delle Banane, vicino alla foresta delle civette! Ben fatto, Max! Resta lì! La squadra di soccorso sta arrivando! A salvare Max. Agli ordini. Ciao Max. Ciao Ellie. Non ti preoccupare Max, ti tireremo fuori di qui. Va bene. Roy, io e Amber ci occuperemo delle fiamme più piccole. Tu puoi occuparti di quello. Certo. L'incendio divampa in tutta la foresta! State indietro! Me ne occupo io!